Ciao a tutti, Legofan, benvenuti. Oggi un piccolo set della linea Lego City, uscito nel 2018, anche se io l'ho acquistato recentemente e ve l'ho presentato in uno degli ultimi unboxing. Il set è il 60190, costituito da soli 50 pezzi e il costo ufficiale è di 6 euro. Se vi ricordate, nell'unboxing vi dissi che l'ho pagato 5 euro, insomma un ottimo acquisto. Ottimo acquisto anche perché mi ha particolarmente stupito la mini motoslitta artica, così è indicato come nome del set. È molto carina, vediamola subito prima di vedere la minifigura. Nel frattempo lì potete ammirare il set di esplorazione, un altro piccolo set da 10 euro, io li adoro. In questo caso qua avevamo tre minifigure più un husky, vedete che forte. Questo lo trovate già sul canale recensito e vediamo la mini motoslitta artica, davvero ben fatta. Mi aspettavo che fosse più piccolina, non so perché, in realtà è abbastanza grandicella, i pezzi sono pochi. Qui è presente un pezzo stampato, li mettono spesso in questi piccoli set, anche per quanto riguarda il set di esplorazione, era presente lo stesso brick con la stessa stampa. Devo dire che negli anni la linea, questo sottotema Arctic, a me è piaciuto tantissimo, ha regalato tanti bei set. Della nuova Wave, quella uscita lo scorso anno, ho acquistato nulla praticamente finora, solo questi due piccoli, piccoli set. Ho comunque nella lista dei desideri altri due o tre set. Aspetto gli sconti. Vi ho portato però già sul canale diversi set di questo sottotema, usciti invece diversi anni fa, nel 2014, se ricordo bene. Tornando a noi, è presente per questa piccola motoslitta, sono presenti quattro pattini, che sono appunto questi qui, per poter camminare sulla neve, e poi un rotore funzionante. Come potete ben vedere, quindi qui è presente il rotore, il motore, che permette quindi il movimento sulla neve della mini slitta. Lo spazio per una sola minifigura, ovviamente, quella presente nel set. Che altro dirvi di interessante? Una sega elettrica, poi altri accessori sono una radio. C'è un mini computer, come viene indicato, o comunque un piccolo tablet che permette il funzionamento anche di altri due accessori che a vedere la motoslitta non sembrerebbe, ma sono due lampeggianti telecomandati, quelli qui vengono posizionati qui. Questi in questo caso servono da mini lampeggianti per telecomandati, tra l'altro, quindi per indicare magari una zona dove nell'esplorazione hanno recuperato qualche tesoro o comunque qualche cosa di interessante. Quindi questi vengono poi riposizionati qui in modo da non essere persi dopo l'avventura. Insomma, un carinissimo set, piccolo set davvero. E, vi ripeto, me lo aspettavo molto più piccolino, non so perché. D'altronde la confezione è minuscola, davvero piccolina. E quindi, come dicevo, sono rimasto particolarmente sorpreso. Una sola minifigura piena di accessori. Come dicevo, ha quindi la radio, questo piccolo tablet che è stampato. E poi, come se non bastasse, ovviamente stando sulla neve abbiamo anche un paio di racchette da neve, eccole qui. Che poi, tra l'altro, anche in questo caso qui, quando vengono tolte, possono essere sistemate qui al lato della motoslitta, in modo che non vengono perse. Adoro quando la Lego fa così. In altri casi, invece, alcuni accessori, alcune situazioni vengono così lasciate al caso e poi si possono facilmente smarrire. La stampa presente sulla minifigura è molto molto carina, diversa ad esempio leggermente rispetto a questa qui. Come vedete sono simili ma non uguali. Questa
Così invece la parte posteriore, vedi, con una grafica comunque differente, diversa. Qui c'è anche la stampa di un cappuccio che può essere indossato dalla minifigura, in realtà no. insomma, questo è il piccolo set 60190, mini slitta artica, un set ragazzi che straconsiglio a tutti, è davvero piccolino, si trova ancora disponibile e poi ecco, se siete fortunati come me magari riuscite a trovarlo anche a prezzi ancora più bassi se possibile. Questo è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate del set, buona costruzione a tutti e al prossimo video, ciao ragazzi!